La verità è comoda o è scomoda in questo pianeta? Se è scomoda, allora la rinnovazio è inevitabile. Ma la sofferenza deve aiutare l'uomo a realizzare la sua vera identità. E sappiate ancora che io non appartengo a questa parola. Non vi assalga il dubbio se veramente conoscete i poteri della mia legge e i divini valori della mia natura vivente. Voi sapete che io non sono l'espressione della umana legge. Non sono l'uomo. Sono Dio e come tale sono anche colui che è vivente in ogni cosa che è parte di me stesso. La vostra vita è la mia vita, il vostro sorriso è il mio sorriso e anche le vostre gioie, i vostri dolori sono miei. Io vi ho voluti viventi nel tempo della mia opera nel mondo in cui siete rinati. Io vi ho accolti uno per uno ed ognuno e ad ognuno ho dato il mio volere e una particolare cosa da svolgere. Non vi assalga il dubbio e non vi indebolisca la fede che ho riaccesa nei vostri cuori. Non si affievolisca il vostro coraggio e non si spenga la vostra speranza. Se spesso siete costretti a fare quello che non vorreste fare, a dire quello che non vorreste dire, a vedere quello che non vorreste vedere, a tollerare quello che vorreste respingere. Ricordatevi sempre che siete nel mondo e non del mondo, e la mia divina luce è nel mondo e vostro tramite i miei angeli preparano coloro che io ho segnati per essere risvegliati e per parlare con loro di me, della mia verità, del mio tempo e dei miei profetizzati disegni che debbono svolgersi ed adempersi. I poteri della mia legge sono in piena attività ed ogni cosa viene smossa, agitata e tesa alla purificazione. I valori divini della mia natura vivente sono manifesti in voi che siete la mia parola e la forza che da esso scaturisce. A voi è stato affidato il compito di lievitare il bene, la giustizia, la pace e l'amore del mio celeste regno e di esaltare tra i pacifici e i mansueti la legge della fratellanza universale. E la immensa felicità che tale legge edifica nelle anime e nei cuori degli uomini. Questo vi è stato affidato da colui che fu e sarà e sarà il vostro sostegno, la vostra sicura guida, il vostro spirituale conforto. Egli è e sarà sempre la pura espressione di me e della mia eterna verità. Egli è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega. Ora vi dico, nessuno conosce ciò che edifica l'opera vostra. Ma io sì, io conosco i frutti che si maturano, conosco pure come coloro che si procurano sofferenze, che vi calunniano, che vi perseguitano e ridono di voi. Non sanno che ciò facendo lo fanno a me.
ma io li riprenderò e li porterò là dove nessuno di loro vorrebbe andare. Non temete voi che siete nelle mie grazie e che per amor mio non avete riposo. La beatitudine sarà il vostro premio e nel mio regno sarà la vostra casa. Dimorerete in eterno nella mia luce di amore e di pace, di bellezza e di felicità. Siatemi fedeli fino all'ultimo istante ed abbiate nei vostri spiriti l'allegrezza che vi ho dato. Voi siete la mia luce vivente nel mondo, non vi assalga il dubbio, perché è verità quanto tramite il mio servo e fratello vostro vi ha detto e vi dirò. Io e gli angeli dei cieli siamo con voi.